Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo vlog, il secondo questa settimana perché, come avete visto, ho recuperato quello della settimana scorsa che non era potuto uscire e l'ho pubblicato all'inizio della settimana e questo è appunto il secondo. Allora, come procedono le cose? Il sito è, diciamo, pronto. Infatti da stasera potrete già riacquistare il set baby powder. Questa è una notiziona, io l'ho detto e non l'ho detto. E il motivo per cui c'è stato questo ritardo non è dovuto al fatto che le carte non ci fossero, perché, come ho detto, sono arrivate la settimana scorsa. Eccole. Come vedete i set ci sono, però ci sono stati vari problemi a livello burocratico da sistemare, in particolare per chi me l'ha chiesto, per vendere in un proprio sito, quindi senza appoggiarsi a altri siti come Etsy e altri marketplace, bisogna necessariamente avere la propria partita IVA. Quindi ho dovuto sistemare questa documentazione che, come sapete, non è velocissima. Quindi io vi ho annunciato la mia volontà di aprire un mio sito più di un mese fa, però poi ovviamente mi sono scontrata con la burocrazia e purtroppo bisogna attendere i tempi necessari perché sia tutto in ordine. Un altro motivo è appunto il sito, perché non è un sito già pronto, il mio è un sito fatto con WordPress, dove però bisogna costruire il negozio all'interno e quindi sapere un po' come muoversi nei vari plugin e nelle varie appunto sezioni da inserire all'interno. Ovviamente questo significa che ho dovuto fare io questa parte, perché sono un perito informatico, che faccio? Non lo faccio io? Ma no! Però appunto questo significa che ho dovuto ritagliarmi dei pezzetti di tempo per sistemare anche la parte di codice e di questi vari plugin da mettere all'interno di WordPress e farli funzionare per bene. E come sapete, avendo pochissimo tempo, l'ho potuto fare solamente nel weekend o comunque nei pochi momenti liberi. Però adesso dovrebbe essere tutto sistemato. Io non voglio attendere oltre, quindi già da stasera troverete il set baby powder e altri prodotti da acquistare che verranno spediti. Però vi devo dire che l'ultima questione che ho da risolvere è il corriere, perché se volete come me fare tantissime spedizioni mensili non potete assolutamente sostenere i costi dei corrieri da privato, quindi è necessario fare un abbonamento con i corrieri proprio come fanno i negozi, e questo contratto lo ultimerò lunedì. Quindi per tutte le persone che dovessero acquistare nel weekend, sappiate che gli ordini verranno appunto spediti tra martedì e mercoledì, che comunque non è un tempo lunghissimo, però vi voglio avvisare perché è giusto, ma non voglio nemmeno togliervi la possibilità di aggiudicarvi uno dei set, anche perché questa volta ce ne sono 100 pezzi a disposizione, ma visto com'è andata le volte scorse penso che finiranno in breve tempo, quindi vi do la possibilità comunque di acquistarli e poi comunque entro martedì o mercoledì verranno spediti e nel giro della settimana prossima li avrete comunque a casa. Quindi, a parte questo, adesso capite perché sono sempre molto impegnata, perché ho veramente tante cose da avviare, diciamo così, perché poi una volta che saranno pronte non dovrò più star lì a crearle da zero, quindi andranno da sole, però ovviamente all'inizio bisogna impostarle. Poi ho finalmente terminato l'album che volevo tanto mostrarvi, quello con le pagine stampate, quindi nel vlog vedrete un po' anche quello, come l'ho realizzato. Ho finalmente creato anche altre agende, quindi altri bullet journal, anche nel formato A5, quindi un po' più grande, e qui ho le pagine stampate che vi faccio vedere. Eccole, vedete? Queste sono ancora da ritagliare per quelli un po' più piccolini in A6, però ho fatto anche quelli in A5 e sono adesso sotto la pressa per incollare bene la copertina.
Però troverete anche quelli che sono molto carini e pian piano, man mano che riuscirò a realizzarne altri, li inserirò sempre nello shop, perché pian piano sto abbandonando Etsy per quanto riguarda i pacchi più voluminosi, perché come sapete mettono delle commissioni anche sulla spedizione, quindi è un po' meno conveniente quando dovete spedire delle cose che hanno una spedizione superiore ai 3 euro. E quindi chi lo avesse chiesto su Etsy o chi lo stesse attendendo lì non lo troverà più, ma si dovrà recare nel mio sito. Naturalmente vi lascio tutti i link qui nelle info e anche come primo commento del video. Poi ho realizzato anche il tutorial per domenica, dove vi mostro come realizzare le nappine, perché molti mi hanno chiesto come le realizzassi per il segnalibro, quelli che sto dando come omaggio, e vi mostrerò due tecniche. La prima non necessita praticamente di nessun attrezzo, le potete fare da subito a casa con quello che avete, mentre la seconda tecnica vi mostro un po' gli attrezzi che ho trovato online e che ho acquistato, che dovrebbero appunto renderci questa operazione un pochino più semplice. Poi, dopo aver litigato con la mia silhouette per una giornata intera, perché ho cambiato carta per gli stickers, ho preso una carta un pochino più spessa e quindi ho dovuto modificare le impostazioni della silhouette per il taglio, quello che si possa spellare, diciamo. Però vi farò vedere poi il risultato, perché sono poi riuscita finalmente a trovare le impostazioni giuste. Evviva! E quindi nulla, vi lascio alla visione del vlog e vi do appuntamento domenica con il tutorial delle nappine e la prossima settimana sempre con un altro vlog e un altro tutorial. Un bacione! Ed eccolo, finalmente ho rilegato l'album che ormai mi stava attendendo da un po' di tempo. L'ho fatto utilizzando questo filo di cotone egiziano, tutto a mano, e devo dire che mi piace tantissimo come è venuto. Si può sfogliare tranquillamente e adesso non rimane che creare la sua copertina, che farò in stoffa, e quindi montarlo. Poi oggi sto anche stampando le pagine per le agende, i bullet journal, che metterò nel mio sito, e visto che ne voglio fare diverse con anche copertine in stoffa di fantasie diverse, sto appunto stampando le pagine, e questa è la pagina iniziale, mentre all'interno ho fatto un puntinato che è, diciamo, quello più richiesto al momento. Quindi io adesso vado a stampare altre pagine e poi anche queste verranno rilegate a mano e poi incorniciate con la copertina.
Poi, mentre asciuga l'agenda più grande e l'album, stavo pensando, con la mia mente malata, che vorrei aggiungere un mio logo nelle agende con il rose gold, oppure l'argento, oppure l'oro, a seconda del disegno, della stoffa, insomma, dei colori. E adesso vorrei fare una prova. Non sono molto convinta di riuscire al primo tentativo, però ci proverò lo stesso. Mi piacerebbe una targhetta come se fosse metallica, quindi adesso farò come uno stencil del mio acronimo da applicare nell'agenda come segno di riconoscimento. Ho pensato, anche vedendo in giro agende su Instagram eccetera di altre artiste, mi è piaciuta molto l'idea, quindi adesso ci provo. Ecco, allora io li ho preparati, li volevo semplicissimi così, e come vedete ho creato una specie di stencil e niente, adesso incrocio le dita, faccio un taglietto di prova sul cartoncino rose gold e poi procedo al taglio. Allora, questo è il taglio di prova, devo dire che è venuto abbastanza bene. Allora, sì, sono venuti abbastanza carini, però come avevo già visto nell'anteprima del taglio, alcuni bordini si sono un pochino rovinati, però penso sia normale con questo materiale. Però in questo caso chiedo consiglio a voi, se magari avete mai tagliato questo tipo di materiale e vi è successo di avere appunto questi difetti qua dove viene via un pochino il foil, come avete risolto? Fatemi sapere nei commenti. Eccole le mie piccoline, sono pronte. Queste sono le primissime agende di Sweet Bio Design. Bellissime. Naturalmente ne terrò qualcuna che per me è col puntinato, dove si può fare tranquillamente il bullet oppure usarle come normalissime agende. Hanno anche il segnalibro e il loghino che avete visto prima. Yeah! Sono molto felice, mi piacciono tanto. Queste sono le prime due. E ora è giunto il momento di vedere se l'album invece è asciutto, è pronto. Vediamolo. Eccolo! Bello, mi piace tanto. Guardate un po' quante paginozze. Queste stoffine sono meravigliose. Ci ho abbinato un po' bianco e nero perché ho visto che nel disegno comunque compariva una sorta di pois anche nei loro vestitini. E l'interno è questo. Ci sono tutte le pagine dedicate, tutte pronte con... Ah, questa è la pagina del dentino, guardate un po'. Adesso è appena fatto, quindi non voglio sforzarlo. Però adesso bisogna aprirlo e farlo abituare ad essere sfogliato, quindi adesso pian piano lo faccio. Potete vedere la parte della rilegatura che è ben nascosta. E niente, volevo già decorarlo, però preferisco aspettare di vedere se qualcuno è interessato già a questo album in particolare,
perché io l'ho fatto come primo modello da usare per tutti gli altri album, però è funzionante al 100%, diciamo così, quindi può essere assolutamente decorato già per qualcuno che lo desidera, con un bel nome, con una bella cornice qua, magari qualche decorazione carina con nastri e fiocchi e fiori volendo, oppure no. Quindi aspetto le vostre prenotazioni nel caso, oppure se ne volete uno tutto per voi e personalizzato. Poi chi mi segue su Instagram avrà visto che ho cominciato a disegnare le carte per Pasqua. Lo so che sono un pochino in ritardo e quindi dicevo, ho disegnato questi coniglietti perché volevo che le carte avessero appunto il tema con i coniglietti. Questa qui è la palette di colori che ho scelto per l'intero set e tutte e due terranno in mano un uovo, quindi il primo l'ho già posizionato qui e il secondo lo avrà invece qua tra le manine. Quindi spero di terminare presto e comincerò anche presto con i tutorial, in modo da darvi tante idee con cui utilizzare queste carte, oppure quelle che vorrete di Pasqua, tanto i progetti sono adattabili, e quindi vi terrò informate sull'andamento anche di questo progetto in corso. Poi oggi ho deciso di creare degli stickers con i miei elefantini, perché credo che siano i protagonisti appunto del set Baby Powder, e quindi ho deciso di creare degli stickers solamente di elefantini. Dunque ho creato il mio file per la silhouette con tutti gli elefantini e adesso vado a fare una prova sulla carta adesiva e vi racconto un aneddoto. Non è tanto divertente, però ve lo racconto, adesso a posteriori posso riderci. Però un paio di giorni fa ho cambiato marca di fogli adesivi stampabili per gli adesivi e ho preso questi qua col retro giallo, che sono un pochino più spessi e un pochino più cioè meno trasparenti, ecco, diciamo, quando vengono poi incollati, e hanno anche una forza adesiva maggiore rispetto a quelli che usavo prima, che erano questi qua, vedete, questi col retro chiaro. Invece questi qua hanno il retro giallo. Ebbene, la silhouette ovviamente non riusciva a tagliarli perfettamente perché avevo le impostazioni per questi qua col retro bianco, che essendo più fini per il taglio, questo qui che poi si spella, avevano appunto una lama più corta, quindi con la misura 1. Questo qui però con la misura 1 non veniva tagliato, quindi quando poi andavo a spellare veniva via tutto insieme, non aveva tagliato abbastanza. Allora ho messo la lama numero 2, però col numero 2 invece tagliava tutto il foglio. E quindi niente, ho dovuto fare un po' di prove e poi finalmente sono riuscita a ottenere lo spessore corretto. Andiamo a fare la prova e incrocio le dita. Allora, siamo pronti con la prova del 9. Prima di tutto guardiamo il retro, dove mi pare che non abbia tagliato attraverso, quindi benissimo. E adesso li vado a spellare e incrocio le dita, vediamo se le impostazioni sono giuste. Ottimo, direi perfetto, sembra facile, vero? Una volta fatto sembra che sia stato facile dall'inizio, invece volevo raccontarvi questa storia per dirvi appunto che magari il punto a cui si arriva è frutto di tantissime prove e sono contenta finalmente di avere i nuovi stickers a forma di elefantino che per la prima volta potete trovare sul mio nuovo shop.